Buonasera da Daniele Porcelli e dal Pala Cariucci di Terracina. L'ultimo atto si assegna appunto alla Coppa Provincia di Latina. Insieme con me Ignazio Argiolas. Buonasera Ignazio. Buonasera a tutti. Ricordiamo anche che le riprese esterne per questo avvenimento sono affidate a Enrico Pasquale Coluzzi, squadre che sono all'esterno del campo, dirigerà il signor Parmisano Graziano della sezione di Ossialino. Fa tutto da solo, senza guardare. Ancora Marino, riconquistato il pallone, Rocca Secca. Ancora Spagnoletto, si attarda, trova lo spazio, il tiro, il palo da parte di Marco Spagnoletto, è una punizione piuttosto velenosa sul pallone, si porta Campioni, difesa schierata da due da parte di Fiori, accanto a lui parte il tiro di Campioni, c'è la rete della SIS Impianti Sportivi che va a sbloccare il risultato. Palmisano è tutto regolare, ancora Rocca Secca De Vosci, pallone riconquistato da parentesi, invola a rete insieme a Giacani e c'è raddoppio della SIS, ha trovato il momento decisivo su una ripartenza piuttosto velenosa. Sono rimasti un po' fermi quelli del Rocca Secca De Filippis, preferisce tirare direttamente Melai, che tra l'altro ha una splendida fiondata, si è trovato più volte a calciare i calci di queste punizioni rabbiose e sono state piuttosto pericolose per i portieri. Proprio come in questo istante non ci siamo smentiti, abbiamo detto che è un giocatore che sui calci di punizione è veramente straordinario. Andare in gol ancora con Giovannelli, adesso il pallone a piccolo trotto, lo scambia con Casconi e c'è la rete, il gol che potrebbe riaprire le speranze a questo punto da Rocca Secca. Manca ancora Casconi, c'è fortunatamente per lui, arriva il duplice fischio, trofeo Coppa Provincia di Latina, parte il fischio della ripresa, toccata con il petto da Balestieri, riparte Rocca Secca, Giovannelli fa tutto da solo, il tiro, c'è stato un tocco, infatti è proprio così. Giovannelli, capovolgimento di fronte davanti a sé a Campioni, la palla messa al centro velenosa, non interviene Parisella, sarebbe stato, va a sedersi Balestieri, rientra in campo Bernabei, ancora Parisella ci prova, prende fiato. Ancora in avanti il tacco da parte di Giovannelli, la botta, pallone per Parisella, ancora spalle alla porta, Spagnoletto si gira, il tiro con le ginocchia, si salva stavolta Simo, il pivot della formazione Lepina, ci prova adesso, grande parata, la risposta sulla conclusione di Gianmarco Parisella, subito in avanti, palla stoppata con il petto, ancora da Parisella, ci prova dalla distanza, palla in acrobazia messa lontana 6 metri sul dischetto rosso, parte il fischio, parte Giacani, esce Fiore, pallone fuori, punizione, riconquista il pallone Marino, si va tutto da solo, ancora un palo, il terzo palo ancora per un compagno, Campioni di prima intenzione per Lamberti, ancora Campioni, Lamberti Spagnoletto, però e ancora il Rocca Secca, ancora con Casconi sotto misura, il tacco di Marino, il primo tiro libero del confronto, della battuta, dagli 11 metri se ne incarica Melai contro Fiore, parte il fischio, anche se non è così perché viene allontanato il dirigente accompagnatore del Rocca Secca. Torniamo invece al calcio giocato, intanto Melai contro Fiore, parte il fischio, parte Melai, il tiro e la parata, la risposta sicura di Fiore che però respinge e dà la possibilità a Melai di ribattere a rete per questa finale Coppa Provincia di Latina. Arriva il triplice fischio di finale, ma chiudiamo per andarci a spostare subito sul campo per le impressioni a caldo.